Professor Stracci, il rapporto fra la prevenzione e la possibilità di cura dei tumori sulla popolazione, come mai diciamo, viene affrontato in questo convegno? Quali sono i numeri che ci mettono in allarme e per i quali appunto è importante aumentare la prevenzione? Allora, noi facciamo questo convegno in particolare sull'alimentazione, contiene una serie di precetti, di visioni su quella che è la corretta alimentazione, poi è molto collegato anche con l'attività fisica, che sono difficili da realizzare ma molto importanti per il potenziale che hanno di ridurre i casi. Allora qui il problema è che noi assistiamo a un aumento in termini assoluti del numero dei casi di tumore che si verificano e le previsioni ci danno in futuro un ulteriore aumento dei casi. Questo è essenzialmente, anche se non esclusivamente, legato non al fatto che peggiorano i fattori di rischio, ma al fatto che la popolazione invecchia, i tumori sono più frequenti nell'età anziana e quindi il fatto di avere più persone in età anziana comporta che se non facciamo nulla ci sono più tumori. Ora questo oltre al fatto che i tumori non sono una patologia, anche se sono più curabili, vengono controllati meglio, però non sono una patologia piacevole, quindi noi dal punto di vista delle persone che devono stare in salute, ma anche dal punto di vista del funzionamento del servizio sanitario, dobbiamo fare veramente degli interventi di prevenzione, soprattutto di quelli che riescono a ridurre il numero dei casi, perché questo consentirà di dare a quel numero ridotto di persone che si ammalano tutte le cure costose che richiedono per essere trattati al meglio. Se invece abbiamo un'enorme folla di casi a fronte di una riduzione dei chirurghi, degli oncologi, a fronte dell'impossibilità di aumentare in modo corrispondente le strutture di cura, allora questo mette in crisi tutto il servizio sanitario. E quindi è l'invecchiamento quello che mette in tensione, uno degli elementi cardinali che mettono in tensione anche il funzionamento del nostro servizio sanitario che ci ha egregiamente servito fino adesso.